Buongiorno a tutti! In questo nuovo video tutorial vi mostrerò come realizzare questo semplicissimo ma bellissimo poncho che io ho deciso di chiamare Poncho Sinfonia d'autunno. All'inizio volevo chiamare colori d'autunno, ma poi mi sono detta sinfonia rende meglio l'idea di questi colori che sono veramente dei colori autunnali e il filato che ho scelto è perfetto proprio per questo tipo di lavorazione. Il filato si tratta di una lana bouclé ed è il Concerto Color della Mystico Filati, uno dei filati nuovi di quest'anno ed è formato dal 46% lana merinos, 38% poliamide, 16% micofibra. Ogni gomitolo da 100 grammi misura 120 metri ed è questo bel pallottolone che vedete qui nelle mie mani. Il colore che ho scelto io è lo 04, ma sul sito Uncinettando dei Filati, dove vi lascio il link, Uncinettando con i Filati, di cui vi lascio il link in descrizione, ci sono anche gli altri colori, tra cui un bellissimo sfumato grigio chiaro, grigio scuro, un rosso. Quindi li potete sbizzarrire. Io trovo però questo colore perfetto per un poncho o per fare una sciarpa o uno scaldacollo in stile autunno. Per quanto riguarda questa lavorazione, io ho utilizzato due gomitoli lavorando con i ferri del numero 7 e l'uncinetto del numero 5. L'uncinetto mi è servito per rifinire il collo che mi era venuto un po' troppo largo e quindi l'ho rifinito con l'uncinetto e ho fatto 4 giri di maglie basse. La lavorazione è veramente semplice, si tratta solo di fare tutti i ferri a diritto, proprio perché questo è il miglior modo per lavorare la lana bouclé. Io non sono amante della lana bouclé, ero molto indecisa se usarlo per il cappottino che ho in mente di fare i ferri ed è per questo che ho deciso di fare questa creazione prima, ossia un semplice poncho per poter vedere la resa di questo filato. E devo dire che sono rimasta piacevolmente sorpresa. Avevo paura, il mio timore fosse che il bouclé poi tendesse ad allargarsi, quindi non fosse adatto per un cappottino, e invece lavorando con i ferri 7 potete vedere come rimane ben compatto e infatti la striscia qui, nonostante io non ho fatto alcun bordo, resta bello lineare sia da questa parte che da quest'altra parte, quindi è perfetto per il tipo di cappottino e ferri che ho intenzione di lavorare io. E poi, essendo una lavorazione tutta a diritto, anche chi è inesperta può lavorare questo tipo di filato, anzi secondo me vi aiuterà a rendere ancora a capire ancora di più come si lavorano determinati tipi di filati quando si hanno in mano i ferri. Quindi dicevo, lavorazione semplice per questa poncho che è una taglia S. Mi raccomando, taglia M ci vogliono 3 gomitoli, taglia L anche 4, soprattutto se non lo volete stretto come il mio, perché io ho intenzione di metterlo sopra delle giacchette, però se lo volete mettere sopra dei cappotti o sopra dei giubbotti, vi conviene, anche se siete una taglia S, andare a prendere un gomitolo in più. Quindi taglia M e taglia L, regolatevi un po' a seconda di quanto lo volete grande. Il mio poncho è un rettangolo lungo 100 cm, quindi per una taglia M secondo me dovete andare a fare almeno 130 cm, per una taglia L 160-170 cm. È un poncho semplice, la classica chiusura che si fa per i ponci per avere la punta avanti e la parte dietro lineare, a cui poi si fa un semplice bordino. Quindi veramente non c'è nulla di complicato, era giusto per farvi vedere come si lavora con i ferri e come viene la lavorazione ai ferri e i bellissimi colori sfumati di questo filato. Detto ciò, mi raccomando, se lo realizzate, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook La libertà di uncinettare e sferruzzare, o potete taggarmi su Instagram presso Elsa Faccio o Uncinettando con i Filati se avete acquistato i filati o presso la merceria Coletti o sul sito Uncinettando con i Filati. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Allora, buondì a tutti. Per poter realizzare il nostro poncho, io ho deciso di utilizzare il filato nuovo della Mystico Filati linea Concerto Color, che è un filato bouclé, è 46% lana merinos, 38% poliamide, 16% micofibra. Il colore che ho scelto io è lo 04, che ha questi colori sfumati dell'autunno. Vi dico già che io qui ho un piccolo campione, in realtà la lavorazione che andrete a fare non ha un multiplo, potete decidere voi quante maglie montare, perché lavoreremo sempre solo e esclusivamente con ferri a diritto. Questo perché la lavorazione con i bouclé, diciamo che non permette particolari tipi di punti, essendo molto avendo questa tipologia di filato e i punti comunque, se facessimo qualche punto particolare, non si noterebbe. Quindi preferisco lavorare tutto a diritto e fare quindi un poncho veramente molto semplice, ma perché più che altro perché voglio mostrarvi com'è la sfumatura di questo
questo filato e soprattutto serve a me per capire se va bene poi per utilizzarlo per lavorare un nuovo un cappottino. Mi piacerebbe tanto realizzare un cappottino con la lana bouclé. Monterò, allora io lavorerò con i ferri del numero 7 e vi dico già che qui ho poche maglie, giusto per farvi vedere un attimo la lavorazione, per farvi vedere che comunque si lavora bene anche se è un bouclé, e vi dico che io monterò in totale 45 maglie, perché ho fatto comunque prima un campione, e ho 45 maglie mi permetteranno di avere il poncio largo 40 cm. Io farò un poncio quindi largo 40 cm, andrò a lavorare in lunghezza e naturalmente vi dirò alla fine quanti centimetri sono andata a lavorare in lunghezza. Quindi diciamo che io qui ho montato sulle 25 maglie e vi faccio vedere la lavorazione, che vi ripeto è semplicissima. Andremo sempre solo a lavorare ferri a diritto, quindi questo è un filato perfetto da essere utilizzato anche chi ha le prime armi, perché così diciamo che diventa ancora più pratica nel lavorare i ferri a diritto anche con filati un po' più particolari. Quindi io vado a lavorare tutte le maglie a diritto. Vedete come scivola bene il ferro? Non litigo con il filato. Scivola veramente bene. Questo significa che il bouclé è stato lavorato in maniera ottimale. Io entro dentro e vado a fare la mia maglia diritta. Entro dentro e vado a fare la mia maglia diritta. Quindi ripeto, io lavorerò tutti i giri così. Vi ricordo che ho montato 45 maglie. Che voi potete montare quante maglie volete a seconda di quanto volete largo il poncio. Se lo volete molto largo, quindi che scende parecchio, che vi copre fino alla vita, anche di più, dovete andare a mettere più maglie. Sicuramente se montate lo stesso numero di maglie, se siete una taglia più grande, poi dovete fare più centimetri. Io credo che mi fermerò intorno, penso, ai 100-110 centimetri, magari che taglia M deve andare a fare almeno 130 centimetri, chi è taglia, no, 130 no, forse 120 vanno anche bene, o 130, dipende poi se la volete indossare sopra dei giubbotti. Se volete indossarla sopra dei giubbotti dovete farla molto più larga. Io intendo indossarla sopra delle giacche, quindi quindi qualcosa di sottile, quindi non ho bisogno di farla molto larga. Quindi regolatevi poi anche in questo per capire quanti centimetri dovete fare alla fine. Comunque io ripeto, ho montato 45 catenelle, lavorerò tutti i ferri a diritto, vi farò sapere alla fine quanto è venuto lungo il mio rettangolo. Ho terminato di lavorare il mio rettangolo, mi è venuto lungo 100 centimetri e va bene, perché non voglio un poncio grandissimo, voglio un poncio piccolo da usare soprattutto più anche come una sorta di coprispalle. E adesso lo andiamo a cucire. È venuto lungo il rettangolo, quindi io non faccio altro che andare a piegare il rettangolo e il lato corto cucirlo nel lato lungo sopra. Quindi ripeto, io ho il lungo rettangolo, lo piego a metà, prendo il filo, prendo il bordo corto e lo vado a cucire in alto sul bordo lungo, in modo tale che qui si farà l'apertura per il collo e sotto l'apertura, la classica apertura e la punta a V. Allora, una volta cucito, adesso vado a fare un bordo allo scollo, perché è troppo largo, quindi devo andarlo un po' a stringere. Comunque vorrei creare un collo alto, sempre utilizzando il filato concerto, però lavorerò con l'uncinetto del 5, quindi andremo a lavorare appunto con l'uncinetto. È semplicissimo, andremo a fare dei giri di maglie basse. Per fare questo io ho usato il filo della cucitura per chiudere, e visto che il filo mi è andato in su, qui è dove ho finito la mia cucitura, e qui ho lo scollo, quindi ho legato di nuovo il gomitolo al filo in modo tale da continuare la lavorazione. Quindi io mi aggancio dove ho fatto la cucitura, prendo il filo, mi alzo e vado a fare una catenella, che è la mia una catenella, rientro dentro e vado a fare una maglia bassa. Ora non è necessario dove andate a fare la maglia bassa, a seconda se dovete stringere, allargare o lasciare il collo così com'è. Io dovendo stringere alterno, salto un po' come si dice, la parte sotto, quindi tipo qui potrei già fare una maglia bassa, ma la vado qui a fare dove ho la parte verde un po' più chiara.
e continuo così a lavorare tutto il primo giro, quindi vado a fare delle semplici maglie basse in questa maniera. Quindi vedete, salto, ops, ok, e vado a lavorare delle semplici maglie basse. E poi farò dei giri sempre di maglie basse. Ora dovete tenere presente che la lavorazione verrà un po' difficile da vedere, ma diciamo che essendo un bloclé, anche se non siete precise, quindi anche se non riuscite a fare una maglia bassa sopra ogni maglia bassa perché non riuscite a vedere, non vi preoccupate, l'importante è che se vedete che la lavorazione stringe troppo, magari dove avete fatto una maglia bassa andate a rifare nella stessa maglia di base un'altra maglia bassa. Quindi non state lì a essere precise, oddio non vedo, oddio non mi trovo. Non vi preoccupate, è bloclé, vedete, non è che cioè anche da vicino vi posso assicurare che non si vedrà se voi avete fatto o meno una maglia alta sopra una maglia bassa sopra ogni maglia bassa. Quindi io continuo a lavorare in questa maniera e vi dirò alla fine quanti giri ho fatto, perché comunque voglio un collo un po' altino, non troppo stretto perché non voglio una cosa troppo stretta, però comunque vedete sto stringendo un po' la lavorazione perché era troppo larga, quindi stringo un po' la lavorazione e poi andrò a fare altri giri di maglie basse. Alla fine vi dirò quanti giri ho fatto di maglie basse. Allora, alla fine io ho fatto 4 giri, ho terminato del tutto i 2 gomitoli e ho deciso di non aprire un terzo, anche perché mi va bene averlo solo rifinito il collo, quindi non faccio altro. Però se voi lo volete più grande, state facendo una taglia S, dovete andare a comprare sicuramente un gomitolo in più. E comunque io non farò nessun bordino né sotto né da nessuna parte, perché come potete vedere la lavorazione mi è venuta bella dritta, quindi non c'è bisogno di andare a rifinire neanche sotto. Quindi possiamo dire che il nostro semplice poncho con la lana bloqué è terminato.